Buongiorno, ecco, mostriamo com'è fatto il triciclo che fa la funzione di cottura delle castagne e friggitrice. Ecco, questa è la zona dove è inserita una bombola da 15 kg, non guardi adesso che c'è questa piccola, serve per fare le prove. Ecco, il triciclo è questo. Quelle barriere che ci stanno sopra servono a proteggere dal calore. Perché per evitare che qualcuno appoggi le mani dove c'è caldo. Questo è l'insieme del triciclo, ecco, su cui sopra sarà fissato il tendalino, sarà appoggiato il telo. Quello che vedete sopra è un coperchio, cioè è un piatto dove si mettono le castagne già pronte, che vengono, quando sono pronte, si tolgono dal piano della cottura, dalla padella bucata che fa cuocere le castagne. Una volta tolte da qui, si mettono in questo che rimane, che permette di mantenerle al caldo. Per convertirlo a friggitrice, si toglie questa pentola, poi ecco, dopo si deve togliere questa con i buchi e sotto si vede che c'è un bruciatore. Ecco, per la conversione, questa è la pentola che praticamente serve per far bollire l'olio. C'è un rubinetto di scarico sotto, si infila, e questa è la versione con la pentola per l'olio che fa da friggitrice. Questo che vedete è un aggeggio che serve per far scolare le cose fritte, tipo le patatine o quello che viene fritto, e si inserisce in questi punti e poi c'è un incastro sulla pentola. Praticamente risulterà un attrezzo di questo tipo e ha lo scopo di scolare l'olio in maniera che finisca poi ancora nella pentola. Poi ci sono dei supporti che vengono inseriti in un punto preciso dove c'è il manico della pentola, che hanno praticamente lo scopo di sostenere la rete quando praticamente si vuole togliere dalla frittura il cibo. Ecco, sulla parte anteriore, vabbè, uno sportello è dedicato alla bombola da 15 kg e nell'altra parte ci sono le taniche che servono per l'acqua, una di acqua pulita, l'altra per il recupero dell'acqua, quello che sarebbe obbligatorio per le norme dell'ASL. E qui ovviamente c'è un lavandino con un rubinetto che viene azionato col ginocchio da questo pulsante che si schiaccia con il ginocchio. Ecco, premesso che poi vi faremo un video più dettagliato con tutte le istruzioni più precise, questo giusto per vedere. Questo spinotto si infila in questa spina in maniera che possa essere removibile il tettuccio, e questo è il cavo che porta all'illuminazione LED, che praticamente illuminerà tutto. Qua c'è un interruttore che serve per accendere la luce LED, come vedete, e poi c'è un caricabatterie che servirà quando la batteria che è interna, quella che si vede lì, in maniera che venga ricaricata quando serve. Comunque ha una buona autonomia perché dura parecchie ore, ecco, di luce. 10 Ecco, questa10 batteria dovrebbe permettere almeno una decina d'ore di autonomia, anche se dai calcoli ci risulterebbe 15 ore. Ecco, quando si carica la batteria, ricordarsi, si toglie il cavetto, si mette il caricabatterie, bisogna ricordarsi di lasciare accesa questa spia perché apre il passaggio della corrente verso la ricarica, diciamo, verso la batteria. Il vano bombola è sigillato verso l'interno, dietro quella parete, dietro la bombola, c'è anche del coibentante, del materiale coibentante che resiste molto al calore, lana di roccia, e il vano è arieggiato, come richiede la normativa, ecco, per tenere una cosa. Però essendo un apparecchio solo collegato, tutto rimane a norma.
Ecco, per la pulizia sotto la fornacetta abbiamo previsto degli sportelli che si aprono con dei volantini, praticamente si ruotano questi sportelli in modo che la parte sotto che si vede sia possibile pulirla se ci sono delle briciole di castagne, dell'olio, e lo stesso. Anche qui c'è una presa, ci sono prese d'aria, come vedete, con una reticella, in maniera che la fornacetta possa respirare e tirare aria quando è accesa. E la stessa cosa, lo stesso sportello c'è anche in maniera simmetrica sull'altro lato, e funziona allo stesso modo. Ecco, una cosa importante da ricordare, qua sotto quello che vedete è un termostato che quando si usa come friggitrice agisce rileva la temperatura dell'olio e regola il rubinetto in maniera che non vada oltre la temperatura limite. Questo si toglie dall'altro sportello e viene appoggiato sul bordo della pentola. Vi mostro come. Ok? Ecco, si toglie da uno sportellino e viene inserito in questo modo, in maniera che rilevi la temperatura, che è regolabile da questa manopola. Ecco, il triciclo, come dicevamo, è un triciclo robustissimo, è il modello Attila, dove anche la ruota posteriore è una ruota da moto. Sono ruote che vengono costruite in Italia e sono fatte da una ditta che le prepara anche per le moto KTM, quindi per le moto da cross. E come vedete ha il cambio e un rapporto, si usa il rapporto corto della corona in maniera che sia leggero da pedalare anche quando è carico. Poi una cosa importante sono anche un dettaglio, sono i freni, che sono freni a olio, freni a disco con le pinze a olio, entrambi, sia i freni anteriore sia il freno anteriore, i freni anteriori a disco, sono comandati dalle leve che hanno anche il tasto di freno a mano per lo stazionamento. Basta schiacciare e così resta frenato il triciclo, e ogni tanto controllare il livello dell'olio dei freni per essere sicuri che tutto funzioni al meglio. Per il funzionamento della fornacetta bisogna aprire la bombola, in questo caso stiamo usando una bombola di prova, la bombola sarà questa collegata, e in questo lato c'è uno sportellino sempre che si apre, dove all'interno c'è la parte che serve per fare l'accensione, no? Non so se riesco, ecco, sì, si vede. Come vedete c'è un trattino bianco lì, che è la posizione per l'accensione. Per accenderla si regola la manopola sulla posizione di accensione, ecco, e si dà l'impulso tenendo schiacciato il tasto del gas, quella è la scintilla che deve fare accendere la fornacetta. Praticamente si tiene schiacciato il tasto che apre la sicurezza e si dà vari impulsi. Ovviamente quando la bombola è appena messa c'è il tubo del gas che è vuoto, dopodiché bisogna fare magari qualche tentativo. Quando poi è pieno funziona. Ecco, noi con quello abbiamo acceso e si vede la fiamma pilota che è accesa, si vede forse un po' poco, eccola qua azzurra. Noi con qualche colpetto è partito. Poi quando si apre dopo circa 30 secondi si apre il gas e si accendono tutti i bruciatori e si può regolare la quantità di fiamma. Ok, in questo modo lo mandiamo dalla posizione di accensione alla fiamma, ecco, e in questo modo si dovrebbe accendere, ecco, si stanno accendendo tutti i vari bruciatori. Ci mette un po' perché va progressivamente, ecco che si è accesa. Ecco, ora la spegniamo perché è importante far funzionare tutto
con la pentola piena o d'acqua o di olio. Infatti dopo il primo utilizzo già comincerà ad annerirsi un po', a scurirsi l'acciaio, perché viene fatta la prova. Ecco, il tettuccio che sta sopra è abbassabile attraverso quattro di questi volantini, e si può alzare e abbassare in maniera che quando serve, ecco, fatto, per farlo inserire in un furgone o in un garage. Su questo telaio poi viene messo il tendalino bianco e azzurro. Anche queste protezioni si possono rimuovere facilmente con praticamente, scusate, devo passare, con praticamente una chiave in caso che desse fastidio, ma consigliamo di lasciarlo perché è una sicurezza, visto che la temperatura è alta, e questo è alluminio, quindi non accumula il calore ma protegge. Ecco, una cosa importante, questo è un fusibile di protezione di 10 ampere se dovesse servire per la luce che sta sul tettuccio. In ogni caso poi prepareremo un video fatto meglio, questo è fatto un po' di corsa, e prepariamo un video magari di istruzioni per come utilizzarlo.